Ciao ragazzi e benvenuti dal vostro Lefaro e bentornati dal vostro Lefaro a seconda dei punti di vista. Oggi scopriamo Brigandine The Legend of Runeterra, ovvero un gioco che è stato esclusivo a Switch per circa un anno barra un anno e mezzo e finalmente è uscito anche su Steam, quindi su computer. Che cos'è? Sostanzialmente è una sorta di gestionale barra real time strategy, quindi ci sarà una parte più gestionale tipo Risico, per capirci un attimo, dove avremo appunto una mappa piuttosto grandicella da conquistare, ecco, e quindi da organizzare le truppe eccetera eccetera, dove inviarle, e ovviamente una parte un po' più attiva e un po' più action tra virgolette, per quanto possa essere un action, un GDR a turni, ecco, che saranno appunto i combattimenti. È un gioco che è valutato è valutato positivamente sia su Switch che su computer, per cui sicuramente promette bene. L'unico difetto, che in realtà è molto molto importante tra virgolette, è l'assenza della lingua italiana a distanza anche di un anno e mezzo su Switch, per cui sicuramente, molto probabilmente, l'italiano questo gioco non lo vedrà mai, ecco, per cui bisogna un attimo adeguarsi tra virgolette. Detto questo, direi che possiamo tranquillamente scoprirlo e vedere un po' com'è assieme qui su Twitch in live. The Legend of Runeterra, vai, press any button. Allora, io sto giocando su computer, come vi dicevo prima, con mouse e tastiera. È possibile giocarlo anche con il pad. Ho letto qualche critica di qualche utente che effettivamente l'interfaccia sembrerebbe essere molto molto complessa, per cui spero che non si siano persi in un bicchiere d'acqua, insomma. Bene, new game, vai. E qui vi ricordo ovviamente, ragazzi, tutti i social dove trovarmi, per cui Instagram, che è molto importante per le storie, gli eventi live eccetera eccetera, YouTube, Twitch, Facebook eccetera eccetera. Allora, vediamo un attimo la modalità principale del Legend of Runeterra. Fra l'altro, non ve l'ho detto, ma questo qui è il sequel tra virgolette spirituale di un gioco uscito addirittura, mi sembrava di aver letto, nel 98, ecco, per cui sicuramente è stata una cosa un po' a ciel sereno, è confluito nel ciel sereno quando è uscito un anno e mezzo fa. Allora, scegli uno dei sei poteri e reclama le pagine della leggenda di Runeterra finché mirerai ad unificare la terra. Vai, queste qua si sbloccano dopo aver completato Legend of Runeterra. Questo, ok, perfetto. Training, tutorial mode, cavolo, questo è importante però. Impara le basi del gameplay, come il movimento delle truppe, oppure invadere le basi nemiche, la battaglia base e i controlli. Ciao Fragomeli, ciao. Introduction, controls and movement. Introduction, vediamo un attimo. Ah, ma non è un gameplay reale questo, è una sorta di scritta, va bene, dai. Il modo principale è dove selezioni un'azione, potere, e giochi in modo da unificare Runeterra occupando tutte le basi della mappa. Le altre nazioni proveranno anch'esse a conquistare Runeterra. Assicurati di monitorare la mappa attentamente finché guidi la tua nazione. Se tutte le basi della tua nazione saranno conquistate, allora sarà game over. K come pulsante per confermare. Va bene, dai. Il gameplay è diviso in una fase di organizzazione, dove le preparazioni sono fatte, e una fase d'attacco, dove le invasioni accadono. Una stagione consiste in una fase di organizzazione e una di attacco. L'organizzazione è quando ti prepari per la battaglia, evocando mostri, organizzando le truppe e posizionandoli nelle basi in invasione oppure difesa. L'icona dell'orso in alto a sinistra indica che sei nella fase di organizzazione. Durante la fase di attacco, le truppe, le unità, si andranno a scontrare con il controllo, con le basi. Will battle to control? Ah, sì, si scontreranno per controllare le basi, ecco. I nemici delle altre nazioni combatteranno anch'esse durante questa fase. Batti una nazione nemica in uno scontro diretto per occupare la loro base. Se non ci sono cavalieri nella base avversaria, la occuperai direttamente. Quindi in pratica ci saranno delle basi appunto che occupiamo direttamente senza combattere realmente, che sono quelle minori, e delle basi maggiori dove c'è appunto il cavaliere, dobbiamo lì proprio combattere, quindi attivamente, come vi dicevo prima. L'icona di una spada in alto a sinistra significa che sei nella fase d'attacco principale. K close, controlli e movimenti. Sì. Ok, quindi fatemi capire un attimo. Quello era un'introduzione scritta, benissimo, ma adesso c'è l'introduzione reale. Ottimo, ottimo, ottimo. Vediamo un po'. Allora, lo stiamo giocando, comunque non ve l'ho detto, a impostazioni grafiche al massimo per quanto sia possibile, dato che comunque è un gioco progettato per la Switch, perché non aspettatevi, ecco, Total War Warhammer 3 per capirci un attimo. Benvenuto nel mondo di Brigandine, la leggenda di Runeterra. Questo tutorial ti spiegherà i controlli mentre giocherai il gioco.
I tutorial correnti, ah no, la sezione del tutorial corrente è fatta vedere qui sopra, ok. Questo tutorial ha un totale di 13 sezioni. Premi K. Quando un'azione è richiesta durante il tutorial, l'obiettivo sarà richiesto qui, ok. Proviamolo, premi il pulsante K, che è appunto la conferma. Contenti loro. Benissimo, sono un campione nato. Ogni obiettivo completato contribuisce al progresso del tutorial. Vai avanti. In questo gioco selezionerai una delle sei nazioni per giocare e unificare Runersia occupando tutte le basi sulla mappa. Ogni nazione ha le sue basi dentro il suo territorio. Se invadi una nazione nemica, anzi una base nemica, una battaglia inizierà. Vinci questa battaglia e la tua nazione occuperà quella base. Le battaglie sono il cuore di questo gioco, ma prima dovrai posizionare le truppe adiacenti a una base nemica in modo da invaderle. Prova a muoverne qualcuna tu, Lorenz, che presumo sia il nome della base. Prima controlliamo qualche informazione riguardo la base al Leinster, dove le truppe sono momentaneamente stazionate, ecco. Quando il cursore è sulla base, le informazioni della base saranno mostrate in basso a sinistra. Fai molta attenzione ai numeri dei cavalieri di rune e ai mostri stazionati qui. I cavalieri presumo siano 2 e i mostri presumo siano 5, se non ho capito male. Ci sono 2 cavalieri runa e 5 mostri, ecco. Puoi vedere il totale della potenza di combattimento di questa base. Presumo sia 7752, ecco. Mentre il cursore è ancora sulla base, premi il pulsante K per aprire il menu base. Ok, benissimo. Fin qua tutto a posto. Adesso il tuo obiettivo è quello di muovere le truppe. Quindi evidenzia il pulsante muovi con i pulsanti direzionali, oppure WSD e selezionalo con il pulsante K. Quindi fatemi capire un attimo. Ah, ecco, ecco, posso anche usare il mouse volendo. Ci vado sopra e invece di cliccare, incredibile, devo premere K. Però va bene, dai. Quando il pulsante move è selezionato, che poi dopo provo anche a cliccare perché mi pare strano come funzioni, una lista di tutte le truppe stazionate sarà mostrata. Infatti posso anche cliccare, secondo me. Allora, riguarda la potenza di combattimento delle truppe mostrata e muove le truppe più potenti per fortificare la base. In questo gioco cavalieri e mostri si muovono assieme come una truppa. Le truppe sono fatte di cavalieri runa che portano ad una collezione di mostri, mentre i mostri, scusate, da soli non possono essere mossi ad un'altra base. In pratica serve sempre un cavaliere, ecco. Questa volta muoveremo Rubino, il ruler, quindi il, come si dice, l'imperatore della nazione, e uno dei suoi cavalieri foremost, vabbè, più importanti, presumo, Schitzler. Ok, premi il pulsante Y per muovere tutte le truppe, o selezionale oppure seleziona più di una truppa alla volta con I. Mamma mia, va bene, dai. Per adesso usa il pulsante I per selezionare Rubino e Schitzler. Quindi io vado qua e premo I. Ok, va bene. Benissimo. Usa il pulsante K per confermare la selezione. Tiè. E fin qua tutto a posto. Le truppe saranno mosse come mostrato qui sopra. Adesso usa il pulsante WSD per muovere il cursore to Lorenz e premere il pulsante K. Eh no, infatti... Ah no, va bene anche il click, ho provato. Il Modena muovere... Ah no, l'ordine di muovere le truppe è completato. Controlliamo se l'ordine è stato dato correttamente. Chiudi il menu della base con il pulsante J, dopodiché muovi il cursore a Lorenz. Ok, andiamo qua. Tac. Benissimo. Rubino e Schitzler non si sono ancora mossi, ma quando una destinazione è attiva, una freccia punterà la locazione corrente ad essa. Con questa informazione è disponibile per te da controllare, ecco. Finché ci sarà un percorso delle tue basi che portano alla destinazione, le tue truppe raggiungeranno la loro destinazione nella prossima fase. Non importa quanto distante sia, il percorso presumo sia questo, ma staremo a vedere. Ottimo lavoro, adesso che hai dato gli ordini di muoversi alle tue truppe, è tempo di controllare la prossima fase.
Premi il pulsante B per finire la fase di organizzazione e procedere alla fase di attacco. B. Are you sure? Ok, va bene. In pratica B come battaglia. Attack phase. Ciao Papineva, ciao a tutti ragazzi. Questa è la fase di attacco. Ogni altro ordine di movimento dato nella fase precedente sarà portato, sarà compiuto adesso. Controlliamo se Rubino e Schitzler, le truppe di Rubino e Schitzler sono arrivate a Lorenz in modo sicuro. Il cursore è ancora su Lorenz, dato che hai ordinato alle truppe di muoversi lì nella fase precedente. Da notare che Rubino e Schitzler, le loro icone, in basso a... Ma come on the bottom right? È on the bottom left questo qua, ma cosa stanno dicendo? Sono mostrate assieme alle informazioni di Lorenz. Vabbè, premi K per aprire il menu base. Ok. Allora, il menu base ha differenti opzioni disponibili durante la fase di attacco. Seleziona il pulsante attacco per invadere la base nemica. Ricordati comunque che le truppe recentemente mosse da un'altra base non possono... Cannot be directed. Ah, non possono essere direzionate ad attaccare una base nemica immediatamente. Seleziona il pulsante attacco per vedere questa regola nella realtà. E infatti, come il pulsante muoviti, l'attacco, no, il comando attacco ti farà vedere quali truppe possono essere ordinate da attaccare, insomma, ecco. Siccome Rubino e Schitzler, le loro truppe, si sono mosse recentemente, le loro truppe sono oscurate, indicando che loro non possono attaccare in questo momento. Premi il pulsante J due volte per ritornare alla mappa. Ok, perfetto. Buon lavoro completando tutti gli obiettivi in questo tutorial. Questo tutorial era focalizzato sul movimento delle truppe. Il prossimo tutorial ti spiegherà come attaccare le basi nemiche. Tutorial complete, grazie mille. Yes, facciamo subito quello dopo. Come stai Papineva? Allora, vi dico già nuovamente che d'ora in poi, ogni giorno dal lunedì a venerdì, ci sarà una live alle 16, quindi riprendiamo a pieno ritmo. A pieno ritmo. Dopodiché il sabato e la domenica sono live extra che comunque avviserò su Instagram, Telegram, Discord, Facebook, eccetera, eccetera, ecco. Benvenuti nel mondo di Brigandin, ok. Questo tutorial ti spiegherà come... Ok, va bene, va bene. Ti insegnerà ad organizzare le truppe e i passi necessari per l'invasione di una base nemica. Prima conferma che Rubino e Schitzler sono posizionati a Lorenz. Adesso controlli le informazioni della base per Warren. La base nemica bersaglio della tua invasione. L'informazione chiave è quella del potenza di combattimento totale mostrata sopra il bersaglio, sopra la base nemica. 6335 combat points, presumo siano una combat power, giusto. La potenza totale di combattimento indica la somma dei combattimenti di tutte le truppe nemiche stazionate in questa base. Generalmente la base con il numero maggiore avrà un vantaggio. Noi abbiamo 7752, per cui presumo che avremo il vantaggio, si spera. Al momento la tua potenza di combattimento è più alta di quella del nemico, ma incrementiamola per assicurarci la vittoria. Specificamente andremo ad aggiungere mostri alla truppa di Rubino. Apri il menu base con la K, oppure ci clicco sopra. Benissimo. Allora, l'obiettivo questa volta è di organizzare i tuoi mostri. Seleziona il comando truppe dal menu base con la K, vabbè. Ok, tac. Benissimo. Allora, sul comando, no, sullo screen delle truppe c'è un numero di opzioni che ti aiuterà a prepararti per l'invasione. Come menzionato precedentemente, i mostri saranno aggiunti alla truppa di Rubino. Seleziona il comando unità. Units. Ok. Se non ricordo male, non vorrei dire una fesseria, in questo gioco ci sono ben 50 tipi di mostri e 100 tipi di soldati, ecco, per cui è tanta tanta roba, e 6 tipi di ruler, governatori, ecco, che immagino che ognuno avrà le sue statistiche, abilità passive e attive, presumo, non lo so. Allora, le unità, il menu delle unità è dove organizzi i mostri aggiungendo o rimuovendoli dalle truppe. Prendi l'unicorno dal menu standby e aggiungilo alla truppa, ma prima controlliamo
più da vicino due parti importanti dell'organizzazione delle truppe, Ron Pow e Magic Coast. Iniziamo con il costo magico dei cavalieri. Questo numero indica il limite di Ron Pow combinato dei mostri in una truppa del cavaliere. Allora, ogni cavaliere, potenza della runa, tradotto così, è differente e aumenta con il loro livello. Fino a 6 mostri possono essere piazzati in una truppa, purché il loro costo magico non ecceda il totale del Rune Pow. In pratica, 155, noi possiamo mettere questo qua che costa 55 e qualcos'altro, ecco, questo qua in sintesi è il discorso. Guarda più da vicino il costo combinato magico dei mostri nella truppa di Robino. Da notare che il suo potere è 215, ma lui al momento ne sta già usando 155, quindi ne ha 60 rimanente. Quindi questo qua, ragazzi, non ci sta, a meno che non togliamo qualcos'altro, ecco. Possiamo mettere però questo volendo. Controlliamo il costo magico. Questo si riferisce al costo magico necessario per piazzare un mostro nella truppa. Take a look at the unicorn in the standby menu. Allora, guarda un attimo l'unicorno nel menu standby. Il costo magico è di 40 ed è mostrato lì sotto. Siccome sappiamo già che Rubino ha 60 di potenza rimasta, l'unicorno può essere piazzato nella sua truppa ed è solo un costo magico di 40. Sembra che tutto sia in ordine. Adesso muoviamoci e piazziamo l'unicorno nella truppa. Prima seleziona uno spazio vuoto nella truppa di Rubino. Tac. Ok. Adesso che lo slot è illuminato, significa che lo slot è pronto. Possiamo selezionare un mostro da muovere. Usa bla bla bla, eccetera eccetera. Tac. Allora, una volta che l'unicorno è stato selezionato, le informazioni saranno mostrate in basso sullo schermo. Eccole qua. La maggior parte dei valori qui sono le statistiche come HP, MP, attacco. Tutte influiscono sulla potenza di combattimento dell'unità. Per farti un'idea base della potenza della forza, guarda alla potenza di combattimento. Ciao Gorion! Purtroppo sì, me l'hai detto, mi dispiace, mi devi raccontare un po' di cose. Comunque, se ti piacciono i gestionali, valuta questo gioco, sappilo, perché è molto molto bello. Magari te lo recuperi in differita, insomma. Grazie mille per l'abbonamento, per il supporto. Ecco, grazie di cuore. 14 mesi è un grandissimo traguardo, direi. E premi K per muovere l'unicorno nella truppa. Benissimo. Segnatelo questo gioco, è molto carino. Era un'esclusiva Switch e adesso invece è diventata anche su Steam, per cui tanta roba, però in inglese, che per te non è un problema. L'unicorno è nuovo nella truppa. Adesso... Unicorn is... nuovo, che cazzo ho detto, scusate ragazzi. L'unicorno adesso è nella truppa. Adesso puoi usare gli stessi passi in modo al contrario per rimuovere la truppa. La truppa, scusate, il mostro, vabbè, mi sono confuso un attimo. Mi sono perso leggendo la chat. Allora, con l'unicorno nella truppa di Rubino puoi vedere la sua truppa e la potenza di combattimento che è salita, mentre il Rune Pow disponibile è sceso, giustamente, 20, eccolo lì. Premi J 3 volte per tornare alla mappa principale. Tac, tac e tac. Perfetto. Grazie, grazie Gorion. Allora, dopo aver aggiunto mostri e le truppe, il tuo prossimo passo è di invadere la base nemica. Premi il pulsante B per finire la fase di organizzazione e cominciare la fase di attacco. Vai. Dai che vediamo i combattimenti, che è quella la parte bella. Cioè, in realtà è tutto bello, però quella è la parte che mi interessa di più, ecco. Diamo a Rubino e Schizzler, le loro truppe, l'ordine di attaccare la base nemica di Warren. Ricordati che puoi attaccare solo una base nemica adiacente ad una delle tue basi. Metti il cursore della mappa sopra Lorenz e premi K per portare su il menu base. Eccolo qua. Seleziona attacca dal menu base. Ok. Una finestra con le truppe disponibili per l'invasione apparirà. Adesso dobbiamo selezionare Rubino e Schizzler. Prima selezioniamo Rubino con la I. Ah, proprio qua I, col click non fa niente. Ok, e poi... Ok, con la truppa di Rubino selezionata premi I di nuovo su Schizzler. Perfetto. Adesso che Rubino e Schizzler sono selezionati, premi K per confermare la selezione. Ah, posso cliccare anche su K là volendo, beh, interessante. Adesso seleziona la base nemica da invadere. L'unica base connessa a Lorenz è Warren, quindi il bersaglio della nostra base è stato autoselezionato per questa volta.
Premi cap per selezionare Warren. Eccolo lì. Allora, quando darai il comando di attaccare, una freccia dalla base attaccante andrà alla base difendente. Si può dire difendente? Presumo di sì. Simile al pulsante muoviti. Adesso che sei pronto per invadere la base nemica, ok, ottimo lavoro completando tutti gli obiettivi in questo tutorial. Questo tutorial era focalizzato sull'organizzazione delle truppe e l'invasione delle basi nemiche. Nel prossimo ti spiegherà il combattimento. Buono, 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 molto buono, vai. Vite, 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 come dicono in francese. Battle of Warren. Eccola qua la battaglia reale, eh. Qua siamo in grafica tridimensionale, con i modelli poligonali, eccetera, eccetera. Ecco, molto carino. Ed è in cel shading. Che bello. Benvenuto nel mondo di... Ancora, ho capito. Ok. Tempo di iniziare la parte migliore del gioco, lo dicono anche loro, il combattimento delle truppe. Combatti, no, vinci questa battaglia per prendere possesso della base e muoverti un passo più vicino alla conquista del continente. Allora, vorrei fare qualche battuta, ma è meglio che evito, battute politiche, lasciamo stare. Allora, i cavalieri si ritireranno feriti se la loro HP sarà ridotta a zero, ma i mostri con 0 HP saranno distrutti. Quando un mostro, no, quando un cavaliere si ritira, tutti i mostri nella loro truppa si ritireranno assieme. Quando un governatore si ritira, tutti gli altri cavalieri della nazione si ritireranno e la battaglia finisce. Allora, tutte le battaglie sono basate sui turni. Un turno finisce quando tutte le truppe di entrambe le fazioni hanno finito le loro azioni. I cavalieri con un livello maggiore agiranno per primi. La faccia del cavaliere, l'icona, ecco, sulla destra, marca la sequenza dell'azione. Questo qua in pratica è l'ordine. Ok. Gli invasori hanno una spada come icona. I difensori avranno uno scudo. Eccoci qua. La truppa... No, il mostro di una truppa è marchiato con una A, B o C. Maggiore è il livello del cavaliere. No, i cavalieri con il livello maggiore agiranno prima. Quindi potrebbero cambiare l'ordine della sequenza all'inizio del turno. Se un cavaliere guadagna un livello durante il combattimento. Giustamente. Ok. Interessante il fatto che guadagnino i livelli anche durante i combattimenti. È una cosa che non è tanto comune. Allora, controlliamo un po' i comandi di combattimento. Durante l'azione di una truppa, la barra degli HP dei cavalieri e dei mostri sarà mostrata in bianco. Eccola qui. È tempo di fare qualche azione per la truppa di Schitzler. Ok, quindi le icone delle sue unità possono fare un'azione e sono evidenziate, ecco, quelle che possono fare un'azione. Il cavaliere di una truppa avrà i suoi HP... Ah, ok. Sarà evidenziato con una corona, poiché sono il leader della truppa, insomma. Quando l'HP del leader va a zero, tutti i mostri in quella truppa si ritireranno. Prima muoviamo Schitzler. Seleziona Schitzler con il pulsante K. Seleziona muovi dal menu, dopodiché muovilo nell'esagono indicato da una freccia. Quindi lo clicchiamo così, ok. Move. Qui. Road. Doppio clic. Perfetto. Cazzo, è velocissimo, eh. Dopo essersi mosso, il pulsante abilità e standby sono mostrati in modo che tu possa selezionare il prossimo comando. Finché le truppe nemiche sono abbastanza distanti, seleziona standby in modo da finire l'azione dell'unità. Standby. Ok. Adesso muovi i mostri nella truppa di Schitzler negli spazi vicino ad egli e mettili in standby. Move. Ah, lì, ok, ho visto male. Stand by. Questo. Move. Qui. Stand by. Questo. Move. Qua. Perfetto. Stand by. Ma posso zoomare? Purtroppo no, cazzarola. Sono bellissimi, sono, i design. Allora, adesso tocca all'azione della truppa nemica. L'azione corrente, la sequenza, ti mostrerà... No, la sequenza, scusate, delle azioni delle truppe sarà mostrata a destra. Eccoci qua. Benissimo. E qua, ragazzi, vi ricordo i vari social, eh. Puoi vedere...
Dopo che avrai... No, dopo che le truppe nemiche avranno completato la loro azione, sarà il turno di Rubino. Ok. Loro si muovono. Perfetto. Allora, tocca a Rubino adesso. Adesso è tempo delle truppe di Rubino. Ma prima, ecco una spiegazione riguardo il ruolo dei governatori sulla battaglia. Ruler e governatore, presumo di sì, insomma. I ruler si riferiscono ai leader della nazione. Se gli HP di un ruler scendono a zero, quella nazione perderà la battaglia, anche se ci sono altri alleati nel campo di battaglia, ecco. Quindi il ruler deve stare distante dal range nemico di attacco. Insomma, bisogna sempre salvaguardarlo, ecco, questo qua è il discorso. Il nemico questa volta non è molto forte, comunque... comunque, punto. Quindi ti puoi muovere verso il fronte nemico, ecco. March toward the enemy. Move. Lo mettiamo qua. Ok, stand by. Benissimo. Ripeti il processo con tutti i mostri nella truppa di Rubino. Dopo l'azione della truppa di Rubino, gli alleati e i nemici, le azioni degli alleati e dei nemici sono complete. Questo segna la fine del primo turno di battaglia. Move troop near Rubino. Ok, move qua. L'unicorno è bellissimo, l'ho messo prima. Move qui. Ok, poi questo qua. Frost Dragon, drago di ghiaccio, che bello che è. Anche solo il nome è bellissimo. Peccato per lo zoom che non c'è, cazzarola. Sarebbe bellissimo vedere i modelli da vicino, vabbè. Tutto ciò sono le nozioni base del movimento del controllo durante il combattimento. Adesso ti spiegheremo il comando range e proveremo a spostare la nostra unità sapendo queste conoscenze. Prima controlliamo il comando range. Allora, il comando range. Il range di comando, anzi, mi sa, vabbè, insomma, quello che è. L'area in cui il leader cavaliere delle rune è in grado di usare il suo mana per dare ordini ai mostri nella sua truppa. Vai sopra il cursore, sopra unità, e saranno mostrati degli esagoni colorati attorno al cavaliere comandante. Questi esagoni colorati mostrano il range di comando. Se un mostro si muove oltre questo range, la loro forza sarà ridotta. Ok, quindi è meglio tenerli compatti in pratica. Nota, i mostri al di fuori del range di comando del cavaliere sono indicati da un'icona. Ok, questa icona qua. Quindi è tipo un'icona di svantaggio. Effetto terreno. L'effetto che un terreno ha su un'unità può essere usato per dare agli altri un vantaggio in combattimento. Ogni esagono della mappa di battaglia ha il suo tipo di terreno. Ogni unità ha un terreno preferito che inficerà, si può dire inficerà, presumo di sì, la loro mobilità, la loro precisione e la loro evasione. L'effetto del terreno è mostrato in basso sullo schermo. La sinistra mostra il terreno corrente e la destra quello futuro. In pratica noi sappiamo che, ad esempio, se abbiamo l'unità qua, questi sono i suoi vantaggi. Se andiamo a metterla qua, saranno questi, per esempio. Utile, bello, molto bello. Allora, per questa prima volta muoviamo Schitzler più vicino al nemico. Muovi i mostri nella truppa di Schitzler negli spazi adiacenti al suo range di comando. Allora, il tipo di movimento di Schitzler è categorizzato come Plains, pianura. Questo è il tipo, presumo sia pianura, penso di sì, questo è il tipo più comune di movimento tra le unità. Queste unità si muovono bene sul terreno piatto, ma soffrono una penalità in precisione ed evasione sugli altri terreni. Controlla sempre il terreno su cui andrai a mettere le tue pedine. Inoltre, queste unità possono camminare distanze maggiori. Stai attento a muovere l'unità troppo distante, in modo che, poiché possono essere circondate dai nemici. Muoviti, la mettiamo qua. Vai, vedete, road e road, non cambia nulla. Ok, stand by. I mostri con ali, come il Simurgh, sono categorizzati come cielo. Siccome queste unità volano, non hanno problemi a muoversi in giro su qualsiasi tipo di terreno. Comunque, significa anche che non hanno un terreno preferito. Ricordatelo
No, ricordati che sono deboli contro le unità con gli archi, come i centauri o i cacciatori, giustamente. Ok, stand by. I mostri tipo il Gigas hanno un vantaggio sulle montagne e sono categorizzate come montagne per l'appunto. Queste unità guadagnano precisione ed evasione sui terreni di montagna. Comunque, queste statistiche diminuiranno quando combatteranno nelle foreste o nei terreni con acqua. Move. Qua, neutro. Ok. Benissimo, stand by. Allora, i tipi di mostro come l'uomo lucertola alto hanno un vantaggio sui terreni d'acqua e sono categorizzati come paludi. Queste unità guadagnano precisione ed evasione sui terreni paludosi. Comunque, queste statistiche diminuiranno quando combatteranno sui terreni rocciosi o nelle foreste. Queste unità possono... Ci sono altri tipi di unità con altri tipi di terreno. Assicurati di controllarli durante la battaglia. Move. Qua. Ok, stand by. Tocca a loro. Aio. Glacial Fury. Aha. Vediamo un po' come funziona il combattimento, Bone Smash. Evitato. Bravo. Quindi in pratica ogni volta che io vengo attaccato, comunque rispondo agli attacchi. Allora, adesso la battaglia inizierà. Uso la truppa di un alleato per attaccare il nemico. Chi devo attaccare? Uno a caso? No, mi sa di no. Lui. Ecco, il rubino è in posizione in modo da poter usare gli attacchi magici. Comunque, gli attacchi magici costano magic points. Non c'è paura... Ah, ok, non deve aver paura di essere contrattaccato e solitamente gli incantesimi hanno una chance del 100% di colpire. Comunque, gli incantesimi non possono essere usati dopo che un'unità si è appena mossa. Per usare un incantesimo seleziona Rubino e scegli Frost dalla lista del menu Magic. Magic, Frost, potenza 120, range da 1 a 3. MP 68 e io ne ho 266. Ok, Frost. Lo facciamo su questo, presumo. Carini gli effetti. Dopo, per carità, è molto minimale come grafica. Cast Frost, benissimo. Tu. Allora, l'unicorno è in posizione e può usare anche un incantesimo di cura. Gli incantesimi di cura consumano MP per far recuperare HP oppure per curare da... condizioni di status. Come gli attacchi magici non possono essere usati dopo che si è mossa l'unità. Per usare un incantesimo seleziona un unicorno e scegli heal e curiamo lui, mi sa. Bene, OP come cosa, diciamo. Gli mancava 68, gli abbiamo dato 180 tipo. Battle Basics. Scusate. Allora, vediamo un po'. Se una unità è adiacente al nemico dopo essersi mossa, possono attaccarlo selezionando il pulsante skill. Muovi la viverna e seleziona skill per attaccare il nemico. Move. Qua. Skill. Tail Whip, colpo di coda. Potenza 100. Ciao Shinnerath. Ciao Shinnerath, volevo dire. Grazie mille, grazie per la salute. E buon pomeriggio. Allora, gli attacchi normali. Attacca... Vabbè, ok, va bene. Prima di attaccare, controlla sempre le previsioni del pannello di battaglia. Dalla destra alla sinistra puoi vedere i valori che rappresentano l'attacco critico, la precisione e la potenza dell'attacco. L'attacco critico mostra le possibilità di colpire con un colpo critico. La precisione è la probabilità di... La probabilità che la skill si connetta, che viene messa, cioè che vada a colpire in pratica, e il potere si riferisca al danno che farà. In modo simile ci sarà una previsione riguardo il danno del contrattacco del nemico. Quindi 74% di possibilità che lui ci prenda, 10% che ci faccia un attacco critico e potenza 31. Va bene, l'HP dell'unità nemica è mostrata... Ah no. Questa qui è l'HP che dovrebbe rimanere in seguito all'attacco, ok. Adesso premi il pulsante K per eseguire l'attacco. Vabbè, io faccio così e siamo a posto. Bam! Gli è rimasto 6 effettivamente, come da previsione.
e ci ha tolto 31 come da previsione. Allora, ottimo lavoro combattendo tutti gli obiettivi in questo tutorial. Questo era focalizzato sul combattimento. Il prossimo tutorial ti spiegherà le strategie di combattimento. Vai. Vai. A Tashinara spiacciono gli strategici, che non mi ricordo. Questo qua è molto molto carino, eh. Dall'esclusiva Switch, finalmente è arrivato anche sul computer ed è molto 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 valido. Molto valido. Questi tutorial mi distruggono, eh. Benvenuti nel mondo, vabbè, ok. In questo tutorial imparerai i vari fattori che affliggono la riuscita di una battaglia. Abilità e incantesimi. Le unità possono usare abilità e incantesimi durante la battaglia. Dal menu azioni seleziona skill oppure incantesimo per vedere la lista delle skill o incantesimi che un'unità può usare. La lista mostrerà le informazioni come il range, la potenza e gli elementi. Abilità o incantesimi non possono essere usati dopo essersi mossi. Abilità o incantesimi che non possono essere usati dopo essersi mossi sono indicati dall'icona del footprint. In pratica questo qua, Holy Break, non posso usarlo se mi sono già spostato. Allora, skill and spell stats ti faranno vedere statistiche come la potenza, la precisione e MP consumati. Elemento: la potenza di un incantesimo, di un'abilità o di un incantesimo dipende anche dall'unità e dall'elemento del bersaglio. Il range è il range di un'abilità o di un incantesimo. Ground, sky, quindi terreno o cielo. La precisione contro le unità di terreno oppure volanti. Ineffective vuol dire che perde di efficacia. Effective aumenta di efficacia. La stella, colpo garantito, contrattacco, usa questa abilità incantesimo e tac, il nemico contrattaccherà o X non contrattaccherà. Ok. Turno 1. Allora, ultimamente sto giocando molto su Switch, ma gli strategici... Ah, ok, ok, no, su Switch questo qua c'è già da un anno e mezzo, quindi probabilmente allora l'hai già valutato a suo tempo, insomma. Ci sono un po' di modi per lanciare un attacco che dipende dal tipo di classe delle unità sul campo di battaglia. Impariamo le proprietà di alcune abilità e incantesimi. Allora, muovi la truppa di Grados. Move. Allora, Grados è il generale di Norzaleo. I suoi piedi possenti sono scolpiti. Vabbè, insomma, la sua fedeltà è scolpita alla famiglia reale. Che cazzo avevo detto prima? Questo eroe ha protetto il regno per molti anni. La classe paladino di Grados significa che lui ha un sacco di attacco fisico e una forza di difesa molto importante come capacità, insomma. Si addice per la Vanguard, che non so cosa sia, nel campo di battaglia. L'avanguardia tipo sul fronte, presumo, penso, spero. Qua. Sì, infatti ce lo fa mettere avanti. Ok, stand by. Ok. Stand by. Stand by. Ok. Sì, sì, è molto molto bello, molto bello. Ma anche come gameplay è davvero invitante. Poi vabbè, gli artwork, diciamo, che rappresentano i personaggi sono molto molto curati. Move Juice Troop. Allora, Jiu è la sacerdotessa più alta del regno di Norzaleo. Ognuno in Runersia ha sentito di questa grande strega. La sua classe è il santo, che è focalizzato sulle cure a distanza e gli attacchi magici, il che la fa preferire per le posizioni di retroguardia, quindi stare dietro nel campo di battaglia, ecco. I mostri hanno anch'essi le posizioni di avanguardia o retroguardia, come il Grados e Jiu. La truppa migliore è quella che è ben bilanciata ed è pronta a tutto. Ma la retroguardia sarebbe questa? Va bene, dai, ok. È praticamente in parte, comunque va bene. Ah, ecco perché. Mettiamo gli altri, va bene, adesso ha senso. Ok.
infatti è difesa. Bene. Gomerigo. Shimmery's troop action. Aio. Killer shot. Sentarai guadagnato 85 punti esperienza. No, mi stanno uccidendo l'unicorno. Ma adesso noi lo curiamo con Giù. Credo si chiami, no? No, niente, mi sa che farà una brutta fine questo centauro, poverino. Eccolo. Ah, no, 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 no. Pensavo facesse tipo un incantesimo su di questo. Ecco, io ripeto che è un peccato non poter zoomare sul campo di battaglia, cavolo. Sarebbe bellissimo. Turno 2. Allora, intanto con Giu curiamo sicuramente. Beh, chi è che li ha curati quelli lì? Adesso la battaglia inizierà. Finché le unità si muovono e si raccolgono in un posto, effetti come la zona di controllo ed enclosure potrebbero attivarsi. Vediamo cosa fanno questi effetti. Allora, zona di controllo. La zona di controllo di un'unità consiste nei 6 esagoni che la circondano. Questo effetto ad area... ha effetto sulla mobilità dell'unità. Non puoi muoverti attraverso l'unità della zona di controllo, ecco. Questo permette varie strategie, come per esempio piazzare l'unità per restringere il movimento nemico, proteggere la tua retroguardia, oppure tenere l'unità in condizioni critiche distanti dal pericolo nemico in pratica. Ah, ok, 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 ho capito. Ho capito, va bene. Questa cosa qua bisogna impararla un po' meglio. Enclosure, questo effetto è attivato quando tutti i tuoi 6 esagoni... Overlaps? Che cazzo? Questo è proprio complesso come meccanica, vediamo un attimo. Questo effetto si attiva quando sovrapponi tutti e 6 esagoni dell'unità nemica di un nemico con gli alleati. Ok, quando vedi una catena, l'icona di una catena su uno spazio nel tuo range di movimento, muovere l'unità lì attiverà l'effetto enclosure. I nemici enclosed, quindi diciamo ingabbiati, ecco, sono marchiati con una catena e questo effetto ha un ha effetto sulla precisione e sull'attacco critico. Ok, questo qua è importantissimo come cosa, mi sa. Allora, abilità e magie possono colpire bersagli singoli oppure tutte le unità dentro un determinato range e hanno differenti effetti, come ad esempio il danno e il danno, oppure la cura, oppure boosting stats. Grados conosce Aura Iron, una skill che aumenta le sue difese. Attivala adesso in preparazione della battaglia che verrà. Skill Iron Aura. Ok, Grados ha guadagnato 30 punti esperienza. Va bene. Allora, per esempio, l'incantesimo Halo di Pegasus garantisce che il prossimo attacco di un alleato colpirà e aumenterà l'esperienza guadagnata da quell'azione. Questo può essere molto buono per le unità con poca precisione, come per esempio i ciclopi, giustamente hanno un occhio, non hanno la vista, come si può dire, vabbè, avete capito, hanno un occhio solo, ci vedono poco, poca precisione. Comunque, il Pegasus non si addice molto al combattimento diretto, quindi piazzalo in una zona sicura al di fuori, diciamo, dei nemici, ecco, per esempio dietro Grados. Cast Halo. Halo? Su di chi? Su di lei? Ok, benissimo. Allora, gli attacchi a distanza possono colpire più nemici contemporaneamente. Un esempio di questa cosa è Breath, respiro, che può essere usato dai draghi e gli elementali. Gli attacchi tipo respiro hanno differenti attributi, come per esempio attaccare in linea retta oppure danneggiare tutto quello che è in un radio di un esagono. Possono anche non essere contrattaccati.
anche se possono fare danno anche agli alleati. Adesso muovi l'elemento bianco, seleziona Holy Shot dalle sue abilità, dopodiché premi K per attaccare. Muovilo, mettiamo qua. Ok, skill, Holy Shot. Ah, fa 3 colpi in uno. 1, 2, 3, vai. Bam. Carina come cosa, sì. 249 punti esperienza, ottimo. Qua, la magia è la cosa di maggiore effetto che andrà a colpire più bersagli contemporaneamente. La maggior parte degli attacchi magici hanno un successo garantito, facendoli diventare un'opzione molto affidabile. La magia può colpire unità attorno al lanciatore dell'incantesimo oppure solo in un determinato punto della mappa. Alcuni effetti some effect all units, ah ok, alcuni avranno effetti uguali su tutte le unità, mentre altri come Holy Ward colpirà solo un nemico, no, solo i nemici, scusate, è un po' complesso come cosa, vabbè. Adesso usiamo Holy Ward dell'Arcangelo in modo che tu possa osservare il range esteso e l'incredibile potenza di questo incantesimo. Magic, Holy Ward, qua. Use Holy Ward, non me lo fa mica. K. Ah ok, con il click non lo faceva, va bene dai. Porca miseria, che bomba. Beh, buono dai. Allora, le collezioni di status possono giocare un ruolo molto importante per rovesciare, diciamo, la battaglia, ecco. Certe skill, magie o addirittura attacchi regolari hanno la possibilità di infliggere uno status condizione. I status condizione includono Faint, Poison, Paralyze, Petrify and Charm. Allora, Faint vuol dire svenimento, credo. Poison, veleno, Paralyze, petrificazione and Charm, non lo so, tipo ammaliare, ma non lo so onestamente. Oltre a questo ciclopi, il cavaliere Goblin e altri nemici in questo campo di battaglia non possono infliggere altre status condizioni. Se la tua unità viene colpita da uno status condizione, usa la magia medica di Giu per risanarlo. Allora, alcune abilità e incantesimi possono affliggere lo status di una unità. I status condizione come Petrify and Poison persistono dal momento in cui vengono lanciati, ecco. Altri invece come Faint e Paralyze si recuperano dopo un tot di turni. Alcuni status come Petrify possono essere curati solo con l'incantesimo cura. I status condizione sono mostrati sopra la barra HP del nemico. Ok. Attack with heavy impact. Ma mi sa che attacca tutti questo, Vediamo. Ah no, l'ha mancato, cazzarola. Vabbè. Allora, parliamo di curare le unità in maniera multipla. Ecco, Giu conosce Area Heal, un incantesimo che recupera, fa recuperare gli HP a tutte le unità dentro il suo range. Andremo a curare tutte le unità alleate che hanno appena ricevuto danno mentre combattono il nemico, giustamente. Magic. Cosa facciamo? Area Heal? Area Cure? No, Area Heal mi sa, eccolo qua, perfetto. Curiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Che poi in realtà solo lui e lui, perché gli altri sono già a posto. Comunque vai, to. K. Ok. Su Switch lo schermo è piccolo, sì, ma tu lo giochi in modalità portatile oppure dock, se posso chiederti? Allora, adesso proviamo l'attacco del dragone sacro. Ricordati comunque che la skill respiro e altri incantesimi non possono essere usati dopo essersi mosso. Adesso usa WASD per scegliere un'area senza alleati, dopodiché attacca. Skill, Holy Breath, vai. Bam! Uno è morto, ottimo.
Ok, Combat Strategies. Clicchiamo lui. Gli attacchi a distanza possono colpire nemici dalla distanza. La classe cacciatori e i centauri sono abili in queste tecniche. Ecco, gli attacchi a distanza sono difficili da controattaccare, il che li rende ideali per garantire qualche danno facile. Comunque, a seconda dell'unità che andrai a bersagliare, possono anche controattaccare con attacchi a distanza anche loro. Quindi in pratica, secondo me, un arciere può attaccare un arciere a distanza e verrà controattaccato. Un arciere invece che attacca uno spadaccino a distanza non verrà controattaccato. Io la penso così, comunque vedremo un attimo. Il centauro alto e il cavaliere goblin nelle tue truppe possono usare attacchi a distanza. Prova a distanziarti un po' dal nemico, dopodiché attacca. Move. Ok. Skill. Killer shot. Bam. Vabbè, 100. Ok, non male. Perfetto. Move. Ah no. Adesso proviamo il cavaliere goblin. Questa skill ha la possibilità di infliggere paralysis oltre che i danni. Questa skill non può essere usata dopo che l'unità si è mossa. Quindi seleziona Despair Wave. Ah, dall'unità prima di muoverti. Ok. Wow! Ma dalla distanza fa un attacco con la spada? Che strano. Ah, modalità portatile, ok, ok. Beato te che puoi. No, anche io ogni tanto, però ogni tanto uso anche il portatile, ecco. Portatile, vabbè, è una cagata, me ne devo prendere uno nuovo, però va bene, dai. Killer Bite. Quanto dura sto turno? Wee. Judgment Fury. Ottimo. Ah, perché era il leader e quindi è andata via tutta la sua truppa. Ottimo, ottimo. Questo è l'altro leader. Allora, cavalieri e mostri posseggono anche abilità. Puoi vedere le abilità di un'unità dalle stat screen. Controlliamo le abilità di Grados, per esempio. Shield Block S riduce il danno del 25% quando è attivato. E HP Recovery recupera il 3% delle unità max ogni turno. Quando la classe di un cavaliere cambia, potranno mantenere le loro vecchie abilità oppure possono upgradarle in altre abilità più potenti. Vai avanti e finisci la battaglia per conto tuo. Le unità nella stessa truppa possono prendere azione nell'ordine che preferisci. Usa questa conoscenza che hai guadagnato per assicurarti una vittoria. Ok. Skill. Holy Slash. Vediamo. Proviamo un po' a caso. Skill. Anzi no. Move. No, qua non si può muovere. Ah, ok, perché c'è il raggio, va bene. Holy Charge. Lo facciamo qua, ma mi sa che colpisce anche il mio alleato. No, non è vero. Va bene così. Allora. Move Magic. Halo. Lo facciamo a questo. Che adesso lo spostiamo e gli facciamo menare quello. Move. Skill. Hyper Fist. Bam. Buono. Però cavolo, mi è quasi morto il ciclope, eh. Non va bene questo. Magic Heal. Loop Heal. Insomma,
Allora, altre informazioni riguardanti il controllo della battaglia. Vabbè, usa Y e I per cambiare tra le unità disponibili. Puoi anche usare WS per selezionare uno spazio esagonale. Altri controlli della camera sono disponibili ora. Premi mouse wheel to adjust camera angle. Ah! Posso anche zoomare allora. Se hai problemi a distinguerti tra nemici e alleati, premi il pulsante T e ti farà capire quali sono le tue unità alleate. Prendi controllo, prendi vantaggio di questi controlli per dominare il campo di battaglia. Ah, figo, figo, figo. Che bello. Ok, ok, ok. Magic Divine Ray. Vediamo. Figo. Ho la Switch, sì. Sì, sì, poter fare alcuni giochi importanti è solo perché, per il resto, sì, sì, beh, è vero, sono d'accordo, sono d'accordo. Ok. Bam, non è ancora morto, cazzarola, vabbè, dai. E vai, abbiamo vinto. Victory! Anche a me sembrava strano che ci fosse lo zoom, però prima non andava, Congratulazioni per la battaglia, adesso ti puoi occupare... No, puoi occupare la base e farla tua. Hai rafforzato i cavalieri e i mostri in modo da essere ancora più forte nella prossima battaglia. Pensa attentamente alla strategia che funziona meglio nella tua situazione. Come ad esempio sconfiggere un cavaliere oppure il mostro... E in modo che siano forzati a ritirarsi, scusate. Le ricompense dopo una battaglia di successo e tutte le unità rimaste guadagneranno punti esperienza. Se ci sono nemici, mostri nemici sulla mappa che non sono riusciti ad andare via in tempo, puoi catturarli e aggiungerli alle tue truppe. Ottimo lavoro completando questo tutorial. Ok. Combat Strategies. Il prossimo tutorial spiegherà le quest. Vuoi iniziare il prossimo tutorial? No, vediamo un attimo cosa manca, che sono curioso. Quanti tutorial mancano? Punto di domanda. Quest e tips for class changes. Bene ragazzi, allora sapete cosa vi dico? Per oggi noi concludiamo qua la scoperta di questo gioco, sicuramente lo riprendiamo un'altra di queste live e finiamo il tutorial, dopodiché proviamo la partita reale per vedere un attimo com'è, ecco. Oggi purtroppo devo scappare via molto molto velocemente perché dopo devo andare a lavoro e devo fare altre commissioni, purtroppo, che sono sorte questa notte mentre dormivo, anzi no, questa mattina mentre dormivo. Per cui grazie a tutti di nuovo per la compagnia e basta. Domani è sabato, probabilmente ci vediamo domani sera, però vi aggiorno su Instagram, Facebook, Telegram, Discord, eccetera eccetera. Grazie a tutti di nuovo e a presto.